Quando nel 1883 Claude Monet con Auguste Renoir, durante un viaggio itinerante da Parigi sino a Genova, scopre Bordighera e ne rimane talmente affascinato da volervi ritornare l'anno dopo, da solo, per almeno un mese, come scrive nella lettera il 12 gennaio 1884 indirizzata al suo gallerista Durand Ruel. Gentile signor Durand Ruel, voglio passare un mese a Bordighera, uno dei luoghi più belli che abbiamo visto durante il nostro viaggio. Da laggiù nutro la speranza di potervi portare tutta una serie di cose nuove. Tutto è mirabile e ogni giorno la campagna è più bella ed io sono stregato dal paese, scrive Monet. Monet arriverà a Bordighera il 18 gennaio 1884. Qui abiterà la Pension Anglaise, davanti al centro storico. La luce e i colori di Bordighera lo colpiranno a tal punto da farlo rimanere 79 giorni, eseguendo nella cittadina e nei suoi dintorni oltre 50 dipinti, 38 solo su Bordighera, molti presenti nei migliori musei in tutto il mondo. Lo colpiscono il mare blu, le palme esotiche, ma il luogo lo stupirà maggiormente, il Giardino Moreno, del quale già sul finire del 1870 si parlava con toni entusiastici nelle prime guide turistiche europee. Un giardino con olivi, aranci, limoni, mandarini, palme e piante rare, che si estendeva per quasi 80 ettari dal mare alla collina. Un giardino come quello è indescrivibile, è magia pura, non rassomiglia a niente, è semplicemente fantasmagorico. Tutte le piante dell'universo sembrano crescervi spontaneamente, è un groviglio di palme di ogni varietà, di ogni specie, di aranci e mandarini. Il suo proprietario Francesco Moreno, ricco produttore e commerciante di olio, di oliva e limoni, era membro di una delle più antiche famiglie bordigotte e morirà pochi mesi dopo la partenza di Monet. Oggi questo luogo sopravvive nei giardini di Villa Palmizia e di Villa Schiva, sull'antica Romana, e in quello dell'attuale Villa Mariani, alle spalle del centro storico. Monet lascerà Bordighera il 3 aprile 1884. Lettera all'amante e futura seconda moglie Alice Rengaud HD. Cara Alice, oggi ho lavorato duro, 5 tele e domani conto di iniziare la sesta. Procede dunque abbastanza bene, anche se tutto assai difficile da realizzare. Queste palme mi fanno dannare e poi i motivi sono estremamente difficili da ritrarre, da mettere sulla tela. Qui è talmente folto dappertutto, è delizioso da vedere. Si può passeggiare indefinibilmente sotto le palme, gli aranci, i limoni e gli splendidi ulivi, ma quando si cercano i soggetti è molto difficile. Vorrei fare degli aranci che si staglino sul mare azzurro, ma non sono ancora riuscito a trovarne come voglio. Quanto al blu del mare e del cielo, riprodurlo è impossibile. Comunque, ogni giorno aggiungo e scopro qualcosa che prima non avevo saputo vedere. Questi luoghi sembrano fatti apposta per la pittura in plein air. Mi sento particolarmente eccitato da questa esperienza e, dunque, penso di tornare a Genermi più tardi del previsto, anche se la vostra assenza disturba la mia serenità. 29 gennaio 1884, a Madame Alice Hochdé. Lavoro come fosse nato, su 6 tele al giorno. Faccio molta fatica, poiché non riesco ancora a cogliere il tono di questo paese. A volte sono spaventato dai colori che devo adoperare. Ho paura di essere terribile, eppure sono ancora ben al di sotto. È atroce la luce. Ho già degli studi che hanno richiesto 6 sedute, ma è tanto nuovo per me che non riesco a finire. 5 marzo 1884. Ora dipingo con colori italiani che ho dovuto far venire da Torino. Del resto ho anche consumato tutte le mie tele, le scarpe, le calze, persino i vestiti, e arriverò malconcio. Gli abiti mi si sono logorati al sole. Soltanto io ritornerò ancora in gamba, anche se sono stanco, talvolta molto stanco di questo lavoro, di questa lotta continua. Riposarmi accanto a voi mi sarà di gran conforto. Lettera a Paul Durand Ruel, 2 febbraio 84. Caro Durand Ruel, in questo istante sta piovendo, cosa fortunatamente assai rara. Ne approfitto dunque per indirizzarvi queste brevi righe e mettervi un poco al corrente di quello che ho fatto. Come già sapete, soggiorno a Bordighera e devo dire che sto vivendo un'esperienza umana ed artistica ricca e forse irripetibile. La Riviera Ligure è rischiarata da un sole che modella le forme ed accarezza la natura.
e le barche dei pescatori solcano le acque d'un mare verde blu che non vi posso descrivere a parole. Acqua, fiori e poesia si confondono in un'armonia musicale di colori che i miei occhi non hanno mai incontrato. Sto dunque lavorando nelle condizioni ideali e, proprio oggi, pensavo di dedicarmi agli aspetti un po' esotici del posto, ma la pioggia mi ha fermato. Inoltre, per dipingere certi paesaggi bisognerebbe avere una tavolozza di gemme e diamanti. Comunque, sono sicuro di fare delle tele straordinarie. Prometto che vi terrò informato. Claude Monet. 11 marzo 84. Caro Dora Noel, ho deciso di scrivere per informarla della mia situazione. Scusatemi se non vi scrivo più spesso. Voglio sempre farlo, ma la sera sono troppo stanco e rimando la corrispondenza all'indomani. Del resto, ho lavorato sodo. Gli inizi sono stati molto faticosi ed inoltre il tempo è stato spesso variabile. Comunque, se mi sono dato da fare e ho fatto delle cose non buone, credo ve ne siano anche di valide. Mi trovo a Bordighera ormai da 2 mesi. I luoghi che mi circondano sembrano un vero e proprio paradiso terrestre, oasi di pace che conciliano l'ispirazione. Proprio in questi giorni ho terminato un'opera che rende bene questo concetto. Penso di intitolarla Ville a Bordighera. È mirabile ed io sono stregato da tutto. Il mare è una meraviglia e la campagna è ogni giorno più bella. Sono incantato, ma non devo assolutamente lasciarmi sfuggire l'occasione di lavorare di più. Le cose facili venute di getto mi disgustano. Sono dunque preda ad un esasperato bisogno di rendere ciò che provo e mi auguro di non vivere ancora a lungo questo straziante senso di tormentosa impotenza. Spero vivamente di portarle tutta una serie di cose nuove. Le chiedo però di non parlare con nessuno di questo viaggio perché ci tengo a farlo da solo. Ho sempre lavorato meglio in solitudine, seguendo le mie sole impressioni. Tutto ciò assommerà un bel po' di denaro da restituirle, ma spero di realizzare dei capolavori perché il posto mi piace moltissimo. Non penso di tornare prima di un mese, ho sempre troppe cose da portare a termine. Non ho fatto delle tele grandi, ma una dozzina di tele da 30 cm, cosa già abbastanza considerevole. L'importante è completarle il più possibile, ma tornerò comunque con molte opere. Claude Monet. Tu n'auras pas mes yeux.